A Umberto, tanti auguri a te. 1.900.000 visitatori nel primo anno di vita del mercato centrale di Firenze, che giovedì 23 aprile ha spento la sua prima candelina. Lo ha ricordato Umberto Montano, presidente della società che gestisce la grande struttura gastronomica al primo piano del mercato di San Lorenzo a Firenze, in occasione della festa introdotta da Anna Maria Tossani, che ha visto la partecipazione di clienti, cuochi e giornalisti. Questa struttura, per anni una spina nel fianco dell'amministrazione comunale di Firenze, abbandonata e vuota, è oggi una delle pochissime realtà in Italia capaci di rispondere realmente alle esigenze dei turisti di tutto il mondo. Poter degustare prodotti tipici e di qualità, dalla pizza alla mozzarella, dalla fiorentina al lampredotto, praticamente in ogni ora della giornata. Il nonno può insegnare la propria cucina alle nuove generazioni, anche la moglie, e conservare, aiutare nel preservare quello straordinario patrimonio che è la cucina tradizionale italiana. Noi invitiamo tutti a riflettere su questo. Il fotografo Oliviero Toscani ha consegnato nel suo ruolo di presidente della giuria il premio Maestro di Legno alla Tradizione a Nara Nesi, 88 anni, mamma del gastronomo Leonardo Romanelli e personaggio simbolo delle tradizioni culinarie di Firenze.